chiaramente non danno più la solidità di un tempo, e tutto ciò chiaramente riflette, no, la crisi non soltanto della Spagna, ma direi un po' di tutta l'Europa degli ultimi tempi. Assolutamente vero. Abbiamo assistito come le tre più grandi squadre, Barcellona, Valencia, Real Madrid, siano indebitate in maniera mostruosa proprio con le banche. Il problema è chi ripianerà queste perdite. Da un lato si pensa a mantenere degli standard qualitativi non indifferenti, con il pagamento anche di emolumenti per Mourinho, Cristiano Ronaldo, molto alti in momenti, in periodi di crisi. Il problema è che tutta la governance, diciamo, del calcio spagnolo, che adesso non è più la punta di un iceberg, perché la crisi finanziaria nel calcio si è avuta da diverso tempo e in Italia, diciamo, è abbastanza mitigata e limitata, non è scoppiata come a livello spagnolo, perché il problema nella Spagna è che è sempre una più forte commistione fra politica e calcio, e sport, e finanza e banca. Perché? Perché il politico, pur di avere il consenso politico da parte della tifoseria, ha iniziato a fare le spese pazze, ossia il principio del cosiddetto fair play è, diciamo, indubbiamente un limite anche agli investimenti, a una corretta, a una etica gestione dello sport e del mondo calcistico. Ormai quindi chiedere prestiti anche in ambito calcistico, e parliamo chiaramente di grandissime società, non è la strada ideale per andare avanti, soprattutto per rispondere ad un quadro generale perché di crisi. Chi paga poi, indubbiamente, chi paga queste, ossia le banche sono coinvolte, c'è un accumulo banchia, banchia, che è appunto la banca spagnola che è la più esposta nei confronti di questi tre club. Qui si parla di 5 miliardi di euro di debiti. Oltre a circa, e di questi 5 miliardi, 1 miliardo sono di oneri sociali e spese, e diciamo mancato pagamento, versamento delle imposte. Quindi noi assistiamo a una allegra, diciamo, gestione, diciamo, della governance della società calcistica, dove pur di pagare degli emolumenti altissimi, Mourinho e company, a discapito delle imposte, a discapito degli oneri sociali. Ma adesso questi miliardi chi li deve pagare? Allora, il governo spagnolo non ha voglia di perdere la sovranità nei confronti dell'Europa. Allora che cosa fa? Manda avanti le banche, e sono le banche che devono chiedere prestiti agevolati all'Unione Europea. Ma chi paga poi tutti questi debiti? La soluzione è completamente rinviata, no? La soluzione, sì, per quanto riguarda gli oneri fiscali, eccetera, è stato dato tempo fino al 2020 per ripianare questa voragine. Però in sostanza, gira e rigira, il problema è che è il cittadino che paga, il cittadino europeo. Per che cosa? Per delle manchevolezze, per delle gestioni allegre di società sportive.